pensare alla nostra età, due ragazzi in libertà, tra due risate e i primi sguardi. Che bella canzone di Estefan. Allora, Francesco Daniele e Gianluca Leone sono gli autori. Il brano è arrangiato da me, suonato da me, canta Estefan Fragile. Allora, Estefan Fragile, tra l'altro, lo abbiamo anche in diretta. Eccolo qui. Estefan. Sì, salve, buona domenica a tutti. Buona domenica a te, Estefan. Ciao, Estefan. Buon pomeriggio. Come stai? Bene, bene, benissimo. Ecco, ripetevo, nonostante il tempo incerto che mette un po' di malinconia, ma comunque dai, la primavera finalmente. Beh, una strana primavera comunque, giusto? Sì, sì, esatto. Allora, cosa possiamo dire di Estefan, a parte la nostra conoscenza personale, ma artisticamente che cosa vuoi dire? Vuoi dire qualcosa, vuoi aggiungere qualcosa? Come hai conosciuto Francesco Daniele? Come, insomma, è nata questa comunicazione? Sì, allora, innanzitutto nel corso degli anni si è costruito, oltre che un rapporto di collaborazione, anche un rapporto basato sulla profonda fiducia e stima, quindi anche amicizia. Io l'ho conosciuto quando praticamente attraversavo una fase un po' di confusione su ciò che sarei diventato, per cui ci troviamo tutti in questo baratro nella vita in cui non sappiamo benissimo quali sono i nostri obiettivi. Io non sapevo neanche se effettivamente sarei diventato un cantante o un artista, e invece grazie a lui, che è entrato come un guerriero nella vita, mi ha spronato a crescere. E tutto, quindi è nato, insomma, ha dato una parte migliore di te, dai, fuori. Io lo incontrai, lo vidi la prima volta in un'esibizione in un paese, c'era una manifestazione e lui cantò e si esibiva, cioè viveva proprio la musica dentro, e vidi proprio annullarsi completamente, lui si annullò completamente sul palco e venne fuori la parte musicale di lui. C'era una manifestazione, c'erano molti cantanti e lui mi colpì per questa cosa qui. Ovviamente ancora doveva fare un percorso di crescita vocale, anche personale, però questa cosa mi colpì. Poi sai, il destino ti mette davanti delle cose che tu non ti aspetti. Ci fu un primo approccio, ci conoscemmo lì, ma poi la cosa finì lì. A distanza di tempo lui si fece avanti di nuovo, e poi con il tempo, ecco, ci troviamo qui con questi singoli già pubblicati, con un ottimo risultato, perché i video hanno già fatto circa 12.000 visualizzazioni su YouTube. C'è un buon riscontro, per cui continuiamo questa strada qui. Quindi c'è un progetto ben definito con Estefan Fragile, a parte delle esibizioni live, anche qualche progetto tipo Sanremo, qualcosa, non lo so. Possiamo anche dirlo, no? Abbiamo partecipato quest'anno alle selezioni di Sanremo Giovani, purtroppo non siamo passati alla fase finale, però comunque abbiamo presentato un pezzo bellissimo scritto da Estefan. Perché i tre singoli pubblicati ad oggi sono stati scritti da altri autori, e invece questo è un singolo importante perché è scritto da lui. Stiamo realizzando adesso la fase finale di mix e di mastering, per cui a breve sarà pubblicato anche questo. Però io vorrei far parlare Estefan di questa. Estefan, di questa è rivolta a te soprattutto. Sì, appunto, siamo arrivati a questo bellissimo traguardo di cui sono veramente onorato. Mi sento innanzitutto di ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato e lo fanno tuttora nella concretizzazione di questo progetto, tra cui prima su tutti il maestro Francesco Daniele. Grazie, grazie. Che con la sua grande professionalità e dedizione ha dedicato veramente tanto tempo nella riuscita di questa prima parte del progetto. Ringrazio gli autori Giovanni Riccio, Gianluca Leone, Fabio Gavini, che hanno appunto non solo prestato la loro penna e grande talento d'autori, ma anche la loro anima e il loro amore per la musica e tutto ciò che. E il loro entusiasmo, appunto. Beh, un ringraziamento sicuramente lo vorrai fare anche ad Ernesto Di Marzio, anche se lui non c'è più.
questo è un memorial a lui dedicato, quindi un tuo pensiero, anche se non l'hai conosciuto personalmente, però. E domani ricorre esattamente il primo anno che lui purtroppo ci ha lasciati, e stiamo dedicando appunto questo memorial nella giornata di oggi e anche di domani. Io avrò piacere di portarti anche una sua fotografia, perché comunque è una persona che ha una grande e spiccata personalità. Questa radio è stata costruita con grande sacrificio e lui ha dato tutto per la radio, esattamente come ogni artista, ogni persona, ogni imprenditore, perché giustamente ci vogliono doti imprenditoriali per poter fare questa cosa. Ci ha messo un sacco di impegno, per cui credo che un saluto da parte di tutti, con il dispiacere che lui oggi non sia qui, fatto proprio un saluto con il cuore, sia doveroso per una persona che comunque ha dato la possibilità e dà la possibilità a voi artisti di potervi far conoscere e di poter esprimervi attraverso anche il suo lavoro, che è questo della radio. Ok, Stefan, ha parlato per te il tuo discografico, quindi è la stessa cosa. Io chiedo umilmente scusa. Ma di cosa, assolutamente? Perché comunque la linea un pochettino vacilla. Sì, immagino che il fondatore di questa radio sia stato dotato di grande sensibilità, ma anche di grande passione, sia per la musica che per la realizzazione di questo progetto che aiuta i giovani che vogliono avvicinarsi alla musica di realizzare il proprio sogno. Esatto. Tra l'altro, la particolarità di Stefan è che appunto il suo nome è Stefan Fragile, che è lo pseudonimo che utilizza. Non è la sua fragilità, è proprio la sua fragilità. È la sua fragilità. Per cui è parecchio emotivo, e quindi queste cose lo conosco personalmente, lo toccano in modo particolare. Ma io lo conosco anche io, e lo conosco caratterialmente anche. Esatto. È un carissimo amico, e questo lo posso dire. Gran bella persona, sicuramente. Allora, per quanto riguarda Stefan, lo vogliamo ascoltare? Dopodiché tu puoi rimanere in linea, Stefan? Sì. Certo, senz'altro. Mi raccomando, non andare via, che tra poco continuiamo la nostra bella chiacchierata, ok? Vabbè. Ok, attendi un attimo. Allora, Francesco Daniele, ci prendiamo anche noi una piccola pausa, magari ascoltiamo un'altra bella canzone proprio di Stefan Fragile. Lo vuoi dire tu il titolo, magari? Il titolo è scritta da Giovanni Riccio e Francesco Daniele, Avevi ragione tu. Eccola qui. Dedicata a Vincenzo Riccio, che non c'è più nemmeno lui, purtroppo, e a tutti gli italiani. Benissimo, benissimo, ce l'ascoltiamo. Piccolo ma pieno di sorprese, si vive ancora con poche spese, ma non si arriva più in fondo al mese. Padre mio mi dicevi sempre, tu dei troppo ascolto alla gente, si vive male anche presente, del futuro non ci vedo niente. La politica promette sempre, ma di lavoro non c'è proprio niente. Ci ho vissuto i miei anni migliori tra promesse, inganni e dolori. Stefan Fragile, avevi ragione tu. Eh sì, avevi ragione tu, Francesco Daniele. Si spera. Un bel talento, Stefan, davvero. Complimenti, Stefan, sei in linea. Grazie, sì, sono in linea. Allora, complimenti, stavamo parlando con il tuo discografico e quindi sei molto molto bravo, davvero. Davvero, davvero, davvero. Bei brani, bei arrangiamenti, sicuramente curati da Francesco, no? Giusto? Oltre che come ho ribadito, la grande bravura, professionalità del maestro Francesco Daniele. Non si vede. Grazie, siete troppo buoni. Stefan, non so cosa domandarti in questo caso. Quest'estate hai qualche progetto live? So che stai lavorando in molti fronti da questo punto di vista. Con Francesco stai facendo delle belle cose. Se ce ne vuoi parlare, allora, o se ce ne vuoi anticipare
qualcuna, non lo so, certo. Un po'. Ma facciamola questa anticipazione, vai, dai, stiamo lavorando bella... un po' in segreto, però anticipazione, abbiamo creato su una band una cosa interessante, prego. Priorità assoluta. Allora, una piccola anticipazione. Niente, per me è un enorme piacere portare in giro per l'Italia o per locali un grandissimo artista di cui mi ha anche rimasto nel cuore, ha accompagnato la mia infanzia, ha accompagnato la mia crescita, e sto parlando del grande Alex Baroni. Bravissimo. E abbiamo realizzato una band che si chiama una tribute band di Alex Baroni. La porteremo in giro per quanto possibile, di portarlo in giro e di farlo amare, di portare alla gente che lo ascolterà, perché è stato un po' dimenticato, per cui con dispiacere, però grande, è veramente un grande artista, grandissimo, davvero. Una vocalità incredibile, una grande musicalità, grinta e dolcezza allo stesso tempo, ed Estefan ha queste caratteristiche, per cui ho pensato a lui come un progetto interessante, perché ovviamente stiamo lavorando sui singoli e stiamo preparando anche i suoi concerti, poi quelli proprio di Estefan Fragile. Però nel frattempo stiamo facendo questa cosa in cui credo molto, ci sono bravissimi musicisti, Luca Pellini alle tastiere, Stefano Carrozzi alla batteria, Simone Salvati alla chitarra, Deborah Bright che partecipa corista. Come corista e anche come interprete su altre cose, e quindi è un bel progetto che sta venendo su bene, e come io sottolineo sempre, la World Phonogram Records o Publishing vuole soprattutto belle persone. Perché quello che mi dispiace soventemente trovo, questo è il mio lato polemico, mettiamolo così, il mio lato polemico, trovo persone molto presuntuose. Vogliono subito arrivare, sono pretenziosi nei confronti della casa discografica, e questo mi dispiace perché è una disinformazione generale che c'è in Italia, e questa è una cosa che mi dà particolarmente fastidio. Ci vuole grande umiltà, perché questa è un'attività d'impresa, quindi ci vuole impegno, ci vuole sacrificio, ci vuole coraggio, bisogna crederci, come in tutte nulla, le cose, nulla è facile, no? Esatto. Esatto, come in esatto. ogni lavoro. Ci capisco, spezzo una lancia a favore anche degli artisti, sempre il mio lato polemico mi impone di dire che purtroppo spesso sono state anche prese in giro da questo è vero. Pseudo case discografiche, pseudo impresari, pseudo cose, gente che sfrutta i sogni delle persone per poi soddisfare le proprie necessità economiche, e questa è una guerra che io porto avanti. E la World Phonogram Records è stata pensata su tre pilastri fondamentali, che sono la correttezza, l'impegno, l'onestà, la trasparenza, il fatto di lavorare seriamente e concretamente per qualcosa crescendo tutti insieme. Quindi questo progetto degli Alex Live, cover band di Alex Baroni, di cui il leader è Stefan Fragile, è stato portato con grande entusiasmo e partecipazione da parte di tutti. Ma già potete anticipare qualche data imminente, in modo anche da potervi venire? Abbiamo una decina di date che sono in programmazione, qualcuna. Però per il momento preferiamo, io sono molto molto scaramantico su certe cose, ma poi soprattutto sto coi piedi per terra. Oggi siamo in una realtà che qualsiasi cosa che è data per certa un minuto dopo crolla, quindi e questo è vero. Sono abituato quando le cose sono veramente chiare, allora poi io comincio a parlarne, però sono molto discreto da questo punto di vista. Benissimo. Estefan, sì. Vuoi aggiungere qualcosa da quello che ti vuoi accodare, diciamo, a quello che il tuo discografico ha appena detto in questo momento? Ti vuoi sbottonare di qualcosa in più, oppure non lo so, sei anche tu un po'... Qualcosa...
Siamo zitti. No, io un suggerimento glielo voglio dare, perché è una cosa che mi piace, fra l'altro. Io gli domando sempre questa cosa: come vivi il fatto di cantare i brani di Alex Baroni, cioè un interprete di questo livello? È un impegno non indifferente, anche per i musicisti non è facile quella musica, non è per nulla facile. Sì, poi Alex Baroni ha una vocalità eccezionale. Tu sicuramente riuscirai, perché ti conosco. Come la vivi? Come la vivi? Come la vivi, Stefan? Come la vivo? Io sono commissionato a questa cosa e all'inizio non pensavo affatto di essere all'altezza, ma se lo Francesco Daniele lo sa bene. E poi da lì mi sono fatto coraggio, ho detto proviamo. A proposito di Alex Baroni, Stefan, qual è il brano che ti riesce meglio o quello che magari potresti lavorarci di più? Parlando di Alex Baroni, allora, quello che ti riesce meglio? Onestamente ti posso dire il brano su cui dovrei lavorare di più, perché diciamo che non sono andato di questa presunzione di dire qual è il brano che mi riesce meglio. Ma senza dubbio ci sono diversi brani su cui dovrei lavorare di più, perché quello aspetta la gente, comunque sia, a dirti ti viene benissimo questo pezzo, ti viene, che ma ne so, Stefan, cambiare. Ma Stefano, io l'ho sentito interpretare dei brani come Cambiare, il famoso brano da un Sanremo, mi sembra, il 97. Sì. Stefano, devo dire che c'è dentro tutto quanto, perché dà delle emozioni incredibili. Ce ne sono diversi, io ce la farò. C'è quell'altro, poi quello che sento, vorrei. Sì. Onde. Allora, ci sono ultimamente, canzoni. Insomma, sta facendo. Stefano, diciamo che questa cosa la fa molto bene. Lui poi è molto umile, lui è sempre l'ultimo, è sempre quello che non riesce nelle cose. Poi fa delle cose incredibili, straordinarie, ma sì. lo conosco artisticamente, lo conosco come anche come persona. È straordinario, davvero, davvero, davvero. E non lo dico tanto per, Stefan. Vogliamo mandare il suo ultimo singolo? Quello proprio di adesso. Come no? Allora, grazie per te. Grazie per te. Scritto da Ottavio Gavini, che salutiamo. Lui anche è molto vicino a questa ricorrenza, per quanto riguarda Ernesto Di Marzio. Grande Ernesto Di Marzio. Infatti si è raccomandato proprio, mi ha chiesto di mandare i saluti a tutti quanti e di ringraziarvi per questa possibilità anche per lui. Quindi Ottavio Gavini, insomma, quello che ti ho promesso l'ho mantenuto. Un saluto a tutti voi, grazie per te. Grazie per te. Stefan, rimani in linea, che ancora dobbiamo... La dedichiamo proprio ad Ernesto Di Marzio. Grazie per te. Grazie per te, ad Ernesto. Rimani in linea, Stefan, mi raccomando, non andare via. Un salto. Grazie per te, la voce di Stefan Fragile. Siamo alle battute finali. Stefan? Sì, eccomi. Ti abbiamo ascoltato con interesse, davvero molto molto bravo. Complimenti. Grazie, so che ci tenevi a fare un saluto comunque a un tuo collega, mi hai detto. Sì. Che tra poco lo avremo anche lui. Voglio salutare veramente il prossimo ospite, il Camponeschi, perché Fabrizio, insomma, è una persona che ho conosciuto, di cui nutro una profonda stima, e ha scritto un pezzo bellissimo che spero che vada molto bene, perché è molto profondo.
e tra l'altro poi ha questa romanità che ricorda molto la romanità tradizionale, insomma, che è bravo autore, veramente. Fabrizio, grande penna. Io poi notavo nei tuoi pezzi che abbiamo trasmesso anche la mano del tuo manager Francesco Daniele, che è un po' l'istrumentista, ti ha arrangiato un po' le tue canzoni, giusto? Sì, giusto. Quindi complimenti davvero a... Lui è un grande polistrumentista, compositore, direttore d'orchestra, cioè i migliori aggettivi in cui in questo momento potrei tirare fuori. troppo buoni. Ma io vi racconto un po' come... Sì, penso che sia doveroso. Ovviamente vi ringrazio. Diciamo che fare gli arrangiamenti musicali, al di là di quanto si possa pensare un po' scioccamente, banalmente, non è affatto semplice, perché l'arrangiamento è una parte molto importante del brano musicale. Diciamo che una bella canzone è già bella di per sé, se è già suonata piano e voce funziona, questa è una cosa che si dice in giro. Però se c'è un brutto arrangiamento la canzone perde. Ho visto casi dove è stata proprio distrutta una canzone dall'arrangiamento. Quindi... io faccio sempre questo esempio: la canzone è come una donna bellissima, la più bella donna del mondo, ok, che è completamente nuda. L'arrangiamento è il vestito che viene cucito su misura, pensato per valorizzare la bellezza di questa donna. E l'arrangiamento è una cosa molto delicata. Soventemente mi ritrovo con grande piacere a realizzare gli arrangiamenti completamente da solo. Cioè, la particolarità di questi brani è che tutti gli strumenti musicali, la fase di mix e di mastering, sono interamente realizzate da me, proprio perché per rendere giustizia a una serie di equilibri che poi fanno l'arrangiamento musicale, mi ritrovo a fare un lavoro molto certosino di finitura, di gestione dei pesi, degli equilibri, e sembra che funzionino. Ma lavori da solo oppure ti contorni anche di altri musicisti? Sì, non credo, sì, che magari... sì, lavoro, c'è cioè uno staff che lavora dietro le situazioni, però in questi casi ho realizzato tutto da solo. Ovviamente ci sono dei manager, ci sono altri musicisti, altri fonici. Voglio salutare una persona che mi è stata di grande aiuto. Alcune fasi, appunto, delle riprese sono state riprese in uno studio di registrazione che si trova a San Cesario, in provincia di Roma, il Wolf Recording Studio di Gianmarco Bellumori. Gianmarco è una persona che mi è stata molto vicino, è un grande collaboratore, un grande professionista di cui veramente nutro una grande stima, per la schiettezza e la professionalità sempre dimostrata nello spremersi continuamente, assiduamente, per cercare di trovare sempre il miglior risultato possibile. E questo è un fattore che deve essere degno di nota, perché professionalmente io preferisco le persone che lavorano in questo modo. Logicamente. Vogliamo congedare Estefan, che sicuramente sarà impegnato in questo momento. Ovviamente. Estefan. Sì. Allora, fai i tuoi saluti finali, ti aspettiamo anche qui in diretta, comunque, fisicamente, quando vuoi. Organizzati per una bella intervista, mi raccomando. Sarei veramente onorato. Amo l'Abruzzo, saluto con l'occasione, colgo l'occasione di salutare l'intera regione bellissima che io adoro dall'alto. E saluto voi, grazie per l'ospitalità. Sarà più presto, insomma. Buona domenica a tutti, che sia una domenica, è un 25 aprile di aggregati, di festeggiamenti, ecco, questo con i migliori auguri che posso fare. Scusate.
Grazie Stefan, sei emozionato comunque, mi pare di capire. Sì, un po'. Non sei molto avvezzo a, non lo so, no, a parlare, no. Molto molto timido. Sì, sì, ovviamente. Va bene Stefan. Allora Stefan, grazie davvero. Quando vuoi, lo sai, l'invito vale sempre, insieme al tuo discografico Francesco Daniele, il tuo produttore. Ti aspettiamo per una bella intervista qui, in diretta, ok? Va bene, senz'altro. Grazie. Ciao. Per questo tuo intervento e grazie per il tuo pensiero al nostro indimenticato direttore e fondatore Ernesto Di Marzio, per questo primo memorial a lui dedicato. Età, due ragazzi in libertà, tra due risate e i primi sguardi. Che bella canzone di Estefan. Allora, Francesco Daniele e Gianluca Leone sono gli autori. Il brano è arrangiato da me, suonato da me, canta Estefan Fragile. Allora, Estefan Fragile, tra l'altro, lo abbiamo anche in diretta. Eccolo qui. Sì. Stefan. Sì, salve, buona domenica a tutti. Buona domenica a te, Stefan. Ciao, Stefan. Buon pomeriggio. Come stai? Bene, bene, benissimo. Ecco, ripetevo, nonostante il tempo incerto che mette un po' di malinconia, ma comunque dai, la primavera finalmente. Beh, una strana primavera comunque, giusto? Sì, sì, esatto. Allora, cosa possiamo dire di Estefan, a parte la nostra conoscenza personale, ma artisticamente che cosa puoi dire? Vuoi dire qualcosa, vuoi aggiungere qualcosa? Come hai conosciuto Francesco Daniele? Come, insomma, è nata questa comunicazione? Sì, allora, innanzitutto nel corso degli anni si è costruito, oltre che un rapporto di collaborazione, anche un rapporto basato sulla profonda fiducia e stima, quindi anche amicizia. Io l'ho conosciuto quando praticamente attraversavo una fase un po' di confusione su ciò che sarei diventato, per cui ci troviamo tutti in questo baratro nella vita in cui non sappiamo benissimo quali sono i nostri obiettivi. Io non sapevo neanche se effettivamente sarei diventato un cantante o un artista, e invece grazie a lui, che è entrato come un guerriero nella vita, mi ha spronato a crescere. E tutto, quindi è nato, insomma, ha creato una parte migliore di te, dai, fuori. Sì, io sì, lo incontrai, sì, lo vidi la prima volta in un'esibizione in un paese, c'era una manifestazione, lui cantò e si esibiva, cioè viveva proprio la musica dentro, e vidi proprio annullarsi completamente, lui si annullò completamente sul palco e venne fuori la parte musicale di lui. C'era una manifestazione, c'erano molti cantanti e lui mi colpì per questa cosa qui. Ovviamente ancora doveva fare un percorso di crescita vocale, anche personale, però questa cosa mi colpì. Poi sai, il destino ti mette davanti delle cose che tu non ti aspetti. Ci fu un primo approccio, ci conoscemmo lì, ma poi la cosa finì lì. A distanza di tempo lui si fece avanti di nuovo, e poi con il tempo, ecco, ci troviamo qui con questi singoli già pubblicati, con un ottimo risultato, perché i video hanno già fatto circa 12.000 visualizzazioni su YouTube. C'è un buon riscontro, per cui continuiamo questa strada qui. Quindi c'è un progetto ben definito con Stefan Fragile, a parte delle esibizioni live, anche qualche progetto tipo Sanremo, qualcosa, non lo so. Abbiamo possiamo anche dirlo, no? Abbiamo partecipato quest'anno alle selezioni di Sanremo Giovani, purtroppo non siamo passati alla fase finale, però comunque abbiamo presentato un pezzo bellissimo scritto da Stefan. Perché i tre singoli pubblicati ad oggi sono stati scritti da altri autori, e invece questo è un singolo importante perché è scritto da lui. Stiamo realizzando adesso la fase finale di mix e di mastering, per cui a breve sarà pubblicato anche questo. Però io vorrei far parlare Estefan di questo. Estefan, questa è rivolta a te soprattutto. Sì, appunto, siamo arrivati a questo bellissimo traguardo di cui sono veramente onorato.
mi sento innanzitutto di ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato e lo fanno tuttora nella concretizzazione di questo progetto, tra cui prima su tutti il maestro Francesco Daniele. Grazie. Sì, con la sua grande professionalità e dedizione ha dedicato veramente tanto tempo nella riuscita di questa prima parte del progetto. Ringrazio gli autori Giovanni Riccio, Gianluca Leone, Fabio Gavini, che hanno appunto non solo apprezzato la loro penna e grande talento di autori, ma anche la loro anima e il loro amore per la musica e tutto ciò che. E il loro entusiasmo, appunto. Beh, un ringraziamento sicuramente lo vorrai fare anche ad Ernesto Di Marzio, anche se lui non c'è più. Questo è un memorial a lui dedicato, quindi un tuo pensiero, anche se non l'hai conosciuto personalmente, però. E domani ricorre esattamente il primo anno che lui purtroppo ci ha lasciati, e stiamo dedicando appunto questo memorial nella giornata di oggi e anche di domani. Io avrò piacere di portarti anche una sua fotografia, perché comunque è una persona che ha una grande e spiccata personalità. Questa radio è stata costruita con grande sacrificio e lui ha dato tutto per la radio, esattamente come ogni artista, ogni persona, ogni imprenditore, perché giustamente ci vogliono doti imprenditoriali per poter fare questa cosa. Ci ha messo un sacco di impegno, per cui credo che un saluto da parte di tutti, con il dispiacere che lui oggi non sia qui, fatto proprio un saluto con il cuore, sia doveroso per una persona che comunque ha dato la possibilità e dà la possibilità a voi artisti di potervi far conoscere e di poter esprimervi attraverso anche il suo lavoro, che è questo della radio. Ok, Stefan, ha parlato per te il tuo discografico, quindi è la stessa cosa. Io chiedo umilmente scusa. Ma di cosa, assolutamente? Perché comunque la linea un pochettino vacilla. Sì, immagino che il fondatore di questa radio sia stato dotato di grande sensibilità, ma anche di grande passione, sia per la musica che per la realizzazione di questo progetto che aiuta i giovani che vogliono avvicinarsi alla musica di realizzare il proprio sogno. Esattamente. Tra l'altro, la particolarità di Stefan è che appunto il suo nome è Stefan Fragile, che è lo pseudonimo che utilizza. È la sua fragilità, è proprio la sua fragilità. È la sua fragilità. Per cui è parecchio emotivo, e quindi queste cose lo conosco personalmente, lo toccano in modo particolare. Ma io lo conosco anche io, e lo conosco caratterialmente anche. Esatto. È un carissimo amico, e questo lo posso dire. Gran bella persona sicuramente. Allora, per quanto riguarda Stefan, lo vogliamo ascoltare, dopodiché tu puoi rimanere in linea, Stefan? Sì. Certo, senz'altro. Mi raccomando, non andare via, che tra poco continua la nostra bella chiacchierata, ok? Vabbè. Ok, attendi un attimo. Allora, Francesco Daniele, ci prendiamo anche noi una piccola pausa, magari ascoltiamo un'altra bella canzone, proprio di Stefan Fragile. Lo vuoi dire tu il titolo, magari? Il titolo è scritto da Giovanni Riccio e Francesco Daniele, Avevi ragione tu. Eccola qui. Dedicata a Vincenzo Riccio, che non c'è più nemmeno lui, purtroppo, e a tutti gli italiani. Benissimo, ce l'ascoltiamo. Piccolo ma pieno di sorprese, si vive ancora con pochi spesi, ma non si arriva più in fondo al mese. Padre mio mi dicevi sempre, tu eri troppo ascolto alla gente, si vive male anche presente, del futuro non ci vedo niente. La politica promette sempre, ma di lavoro non c'è proprio niente. Ci ho vissuto i miei anni migliori tra promesse e grandi dolori. Stefan Fragile, avevi ragione tu. Eh sì, avevi ragione tu, Francesco Daniele. Si spera. Bel talento, Stefan, davvero. Complimenti, Stefan, sei in linea.
Grazie, sì, sono in linea. Allora, complimenti, stavamo parlando con il tuo discografico e quindi sei molto molto bravo, davvero. Davvero, davvero, davvero. Bei, bei brani, bei arrangiamenti, sicuramente curati da, da Francesco, no? Giusto? Oltre che altri. Come ho ribadito, la grande bravura, professionalità del maestro Francesco Daniele. Non si vede. Grazie, grazie, siete troppo buoni. Stefan, non so cosa domandarti in questo caso. Quest'estate hai qualche progetto live? So che stai lavorando in molti fronti su, da questo punto di vista. Con Francesco stai facendo delle belle cose. Se ce ne vuoi parlare, allora, o se ce ne vuoi anticipare qualcuna, non lo so. Certo. Un po'. Ma facciamola questa anticipazione. Vai, dai, stiamo lavorando bella... un po' in segreto, però. Anticipazione. Abbiamo su una band una cosa interessante. Prego. Priorità assoluta. Allora, una piccola anticipazione. Niente, per me è un enorme piacere portare in giro per l'Italia o per locali un grandissimo artista di cui mi è anche rimasto nel cuore, ha accompagnato la mia infanzia, ha accompagnato la mia crescita, e sto parlando del grande Alex Baroni. Bravissimo. E facciamo, abbiamo realizzato una band che si chiama una tribute band di Alex Baroni. La porteremo in giro per quanto possibile, di portarlo in giro e di farlo amare, ricordare alla gente che lo ascolterà, perché è stato un po' dimenticato, per cui... Con dispiacere però, grande, è veramente un grande, grande artista, grandissimo, davvero. Grandi, una vocalità incredibile, una grande musicalità, grinta e dolcezza allo stesso tempo, ed Estefan ha queste caratteristiche, per cui ho pensato a lui come un progetto interessante, perché ovviamente stiamo lavorando sui singoli e stiamo preparando anche i suoi concerti, poi quelli proprio di Estefan Fragile. Però nel frattempo stiamo facendo questa cosa in cui credo molto, ci sono bravissimi musicisti, Luca Pellini alle tastiere, Stefano Carrozzi alla batteria, Simone Salvati alla chitarra, Deborah Bright che partecipa corista. Come corista e anche come interprete su altre cose, e quindi è un bel progetto che sta venendo su bene, e come io sottolineo sempre, la World Phonogram Records o Publishing vuole soprattutto belle persone. Perché quello che mi dispiace sovventemente trovo, questo è il mio lato polemico, mettiamolo così, il mio lato polemico, trovo persone molto presuntuose. Vogliono subito arrivare, sono pretenziosi nei confronti della casa discografica, e questo mi dispiace perché è una disinformazione generale che c'è in Italia, e questa è una cosa che mi dà particolarmente fastidio. Ci vuole grande umiltà, perché questa è un'attività d'impresa, quindi ci vuole impegno, ci vuole sacrificio, ci vuole coraggio, bisogna crederci, come perché in tutte nulla, le cose, nulla tra è l'altro, facile, no? Esatto. Esatto, come in ogni lavoro. Capisco, spezzo una lancia a favore anche degli artisti, sempre il mio lato polemico mi impone di dire che purtroppo spesso sono state anche prese in giro da pseudo case discografiche, pseudo impresari, pseudo cose, gente che sfrutta i sogni delle persone per poi soddisfare le proprie necessità economiche. E questa è una guerra che io porto avanti, e la World Phonogram Records è stata pensata su tre pilastri fondamentali che sono la correttezza, l'impegno, l'onestà, la trasparenza, il fatto di lavorare seriamente e concretamente per qualcosa crescendo tutti insieme. Quindi questo progetto degli Alex Live, cover band di Alex Baroni, di cui il leader è Stefan Fragile, è stato portato con grande entusiasmo e partecipazione da parte di tutti. Ma già potete anticipare qualche data imminente, in modo anche da potervi venire? Abbiamo una decina di date che sono in programmazione. Qualcuna?
però per il momento preferiamo, io sono molto molto scaramantico su certe cose, ma poi soprattutto sto coi piedi per terra. Oggi siamo in una realtà che qualsiasi cosa che è data per certa un minuto dopo crolla, quindi e questo è vero. Sono abituato quando le cose sono veramente chiare, allora poi io comincio a parlarne, però sono molto discreto da questo punto di vista. Benissimo. Stefan? Sì. Vuoi aggiungere qualcosa da quello che ti vuoi accodare, diciamo, a quello che il tuo discografico ha appena detto in questo momento? Ti vuoi sbottonare qualcosa in più oppure non lo so? Sei anche tu un po'. Siamo zitti? No, io un suggerimento glielo voglio dare perché è una cosa che mi piace, fra l'altro. Io mi domando sempre questa cosa. Come vivi il fatto di cantare i brani di Alex Baroni, cioè un interprete di questo livello, è un impegno non indifferente, anche per i musicisti non è facile quella musica, non è per nulla facile. Sì, poi Alex Baroni ha una vocalità eccezionale. Tu sicuramente riuscirai perché ti conosco artisticamente. Come la vivi? Come la vivi, Stefan? Come la vivo? Mi è stata commissionata questa cosa e all'inizio non pensavo affatto di essere all'altezza. Maestro Francesco Daniele lo sa bene. E poi da lì mi sono fatto coraggio, ho detto proviamo. A proposito di Alex Baroni, Stefan, qual è il brano che ti riesce meglio o quello che magari potresti lavorarci di più? Parlando di Alex Baroni, allora, quello che ti riesce meglio? Onestamente ti posso dire il brano su cui dovrei lavorare più, perché diciamo che non sono dotato di questa presunzione di dire qual è il brano che mi riesce meglio. Ma senza dubbio ci sono diversi brani su cui dovrei lavorare di più, perché quello aspetta la gente comunque sia a dirti ti viene benissimo questo pezzo. Stefano è molto umile, l'ho sentito interpretare dei brani come Cambiare, il famoso brano da un Sanremo mi sembra, il 97. Stefano, devo dire che c'è dentro tutto quanto, perché dà delle emozioni incredibili. Ce ne sono diversi, io ce la farò. C'è quell'altro poi, quello che sola sento, che vorrei. Onde. Allora, tante, ci sono, ultimamente, canzoni. Insomma, sta facendo. Stefan, diciamo che questa cosa la fa molto bene. Lui poi è molto umile, lui è sempre l'ultimo, è sempre quello che non riesce nelle cose. Poi fa delle cose incredibili. Straordinarie, ma sì, lo conosco artisticamente, lo conosco come anche come persona. È straordinario, davvero, davvero, davvero. Non lo dico tanto per, Stefan. Vogliamo mandare il suo ultimo singolo? Quello proprio di adesso. Come no? Allora, grazie per te. Scritto da Ottavio Gavini, che salutiamo. Lui anche è molto vicino a questa ricorrenza per quanto riguarda Ernesto Di Marzio. Infatti si è raccomandato proprio, mi ha chiesto di mandare i saluti a tutti quanti e di ringraziarvi per questa possibilità anche per lui. Quindi Ottavio Gavini, insomma, quello che ti ho promesso l'ho mantenuto. Un saluto a tutti voi, grazie per te. Stefan, rimani in linea che ancora dobbiamo la dedichiamo concludere. Proprio ad Ernesto Di Marzio, grazie per te ad Ernesto, rimani in linea Stefan, mi raccomando, non andare via. Grazie per te, la voce di Stefan Fragile.
siamo alle battute finali. Stefan? Sì, eccomi. Ti abbiamo ascoltato con interesse, davvero molto molto bravo. Complimenti. Grazie, so che ci tenevi a fare un saluto comunque a un tuo collega, mi hai detto. Sì. Che tra poco lo avremo anche lui. Salutare veramente il prossimo ospite, Camponeschi, perché Fabrizio, insomma, è una persona che ho conosciuto, di cui nutro una profonda stima, e ha scritto un pezzo bellissimo che spero che vada molto bene, perché è molto profondo. E tra l'altro poi ha questa romanità che ricorda molto la romanità tradizionale, insomma, che è un bravo autore, veramente. Fabrizio, grande penna. Io poi notavo nei tuoi pezzi che abbiamo trasmesso anche la mano del tuo manager Francesco Daniele, che è un po' l'istrumentista, ti ha arrangiato un po' le tue canzoni, giusto? Sì, giusto. Quindi complimenti davvero a... Lui è un grande polistrumentista, compositore, direttore d'orchestra, cioè i migliori aggettivi in cui in questo momento potrei tirare fuori. troppo buoni. Ma io vi racconto. Vuoi aggiungere un po' qualcosa? Sì, vai. Sì, penso che sia doveroso. Ovviamente vi ringrazio. Diciamo che fare gli arrangiamenti musicali, al di là di quanto si possa pensare un po' scioccamente, banalmente, non è affatto semplice, perché l'arrangiamento è una parte molto importante del brano musicale. Diciamo che una bella canzone è già bella di per sé, se è già suonata piano e voce funziona. Questa è una cosa che si dice in giro. Però se c'è un brutto arrangiamento, la canzone perde. Ho visto casi dove è stata proprio distrutta una canzone dall'arrangiamento. Quindi... io faccio sempre questo esempio. La canzone è come una donna bellissima, la più bella donna del mondo, ok? Che è completamente nuda. L'arrangiamento è il vestito che viene cucito su misura, pensato per valorizzare la bellezza di questa donna. E l'arrangiamento è una cosa molto delicata. Soventemente mi ritrovo con grande piacere a realizzare gli arrangiamenti completamente da solo. Cioè, la particolarità di questi brani è che tutti gli strumenti musicali, la fase di mix e di mastering, sono interamente realizzate da me, proprio perché per rendere giustizia a una serie di equilibri che poi fanno l'arrangiamento musicale, mi ritrovo a fare un lavoro molto certosino di finitura, di gestione dei pesi, degli equilibri, e sembra che funzionino. Ma lavori da solo oppure ti contorni anche di altri musicisti? Sì, non credo, sì, che magari... sì, lavoro, c'è uno staff che lavora dietro le situazioni, però in questi casi ho realizzato tutto da solo. Ovviamente ci sono dei manager, ci sono altri musicisti, altri fonici. Voglio salutare una persona che mi è stata di grande aiuto. Alcune fasi, appunto, delle riprese sono state riprese in uno studio di registrazione che si trova a San Cesario, in provincia di Roma, il Wolf Recording Studio di Gianmarco Bellumori. Gianmarco è una persona che mi è stata molto vicino, è un grande collaboratore, un grande professionista di cui veramente nutro una grande stima, per la schiettezza e la professionalità sempre dimostrata nello spremersi continuamente, assiduamente, per cercare di trovare sempre il miglior risultato possibile. E questo è un fattore che deve essere degno di nota. Perché professionalmente io preferisco le persone che lavorano in questo modo. Logicamente. Vogliamo congedare Stefan, che sicuramente sarà impegnato in questo momento. Ovviamente. Stefan. Allora, fai i tuoi saluti finali, ti aspettiamo anche qui in diretta, comunque fisicamente, quando vuoi. Organizzati per una bella intervista, mi raccomando. Sarei veramente onorato.
amo l'Abruzzo, saluto con l'occasione, colgo l'occasione di salutare l'intera regione bellissima che io adoro dall'alto, e saluto voi, grazie per l'ospitalità, sarà più presto, insomma. Buona domenica a tutti, che sia una domenica, è un 25 aprile di aggregato, di festeggiamenti, ecco. Questo è con i migliori auguri che posso fare. Scusate. Grazie Stefan, sei emozionato comunque, mi pare di capire. Sì, non sei molto avvezzo a, non lo so, no, a parlare, no. molto timido. Sì, sì, ovviamente. Va bene Stefan. Allora Stefan, grazie davvero. Quando vuoi, lo sai, grazie, l'invito vale sempre, insieme al tuo discografico Francesco Daniele, il tuo produttore. Ti aspettiamo per una bella intervista qui, in diretta, ok? Va bene, senz'altro. Grazie. Ciao. Per questo tuo intervento e grazie per il tuo pensiero al nostro indimenticato direttore e fondatore Ernesto Di Marzio, per questo primo memorial a lui dedicato.